Finalmente sono arrivate le prime notizie ufficiali sulla mia modalità preferita in assoluto di FIFA. Ovvero Pro Club. Ma quindi cosa cambia in FC24? Tranquilli, ora vi spiego tutto. Voglio iniziare immediatamente con la notizia bomba. Ovvero finalmente arriverà e stavolta per davvero il crossplay. L'anno scorso prima hanno detto che doveva esserci, poi che non ci sarebbe stato, poi che sarebbe arrivato a gioco in corso dopo qualche mese e poi alla fine non si è visto più nulla. Quest'anno invece ci sarà, è ufficiale e finalmente direi. Perché è una notizia così importante questa? Perché già la divisione Old Gen, Next Gen, aveva creato non pochi grattacapi, tant'è che io quest'anno, in FIFA 23 per intenderci, non sono riuscito a giocare molto a Pro Club, perché era difficile trovare persone. Ora invece, oltre alle persone che giocano da PlayStation 5, potrò cercare anche persone che giocano da Xbox Series X OS, da computer e così via. Non credo che ci sarà, però, il crossplay cross gen. Quindi PlayStation 4 con PlayStation 5, per capirci, non dovrebbero poter giocare insieme. Però, come dicevo prima, PlayStation 5 con Xbox X dovrebbero, anzi, potranno sicuramente giocare insieme e naturalmente anche contro. Oh, sono veramente felice quest'anno mi divertirò parecchio in pro club ne sono certo e magari vi porto anche qualche video passiamo ad un'altra novità comunque molto interessante ovvero il rework hanno modificato come funzionano le divisioni le promozioni e così via innanzitutto continuerà ad esserci un sistema a divisioni un po' come in Ultimate Team per intenderci quindi tu parti dalla divisione 5 credo che sia il minimo non 10 in questo caso e poi piano piano sale la divisione 4 divisione 3, 2, 1 e poi c'è anche la divisione elite o fuori classe, non mi ricordo come viene chiamata, in cui tu non puoi più chiaramente accedere a una divisione più alta, però ogni volta che vinci o perdi una partita il punteggio viene modificato e quindi... Una volta che sei arrivato in Elite come in Ultimate Team, tu competi semplicemente per scalare la classifica e far diventare il tuo club quello con più punti in assoluto al mondo. Ma la vera novità, la parte più figa è il modo in cui si ottiene la promozione alla divisione successiva. Adesso, dopo aver vinto un numero sufficiente di partite ed essersi qualificati Prima di poter ufficialmente salire nella divisione successiva bisogna giocare i playoff, ovvero delle partite ad eliminazione diretta in cui si decide quale squadra otterrà la promozione. Chiaramente, essendo ad eliminazione diretta, queste partite non possono terminare in pareggio. E nel caso si sia in parità al termine dei tempi regolamentari e credo anche supplementari, si andrà ai rigori. E secondo me questa è una cosa perché effettivamente mancava un po' quel brio, quel brivido di arrivare ad una partita secca in cui ti giochi il tutto per tutto. E non è finita qui perché ogni volta che si gioca una partita si guadagnano anche dei fan, dei tifosi. Questi tifosi incrementano la reputazione del club e questo fa sì che i giocatori controllati dal computer diventino più forti. Quindi non è più come negli anni precedenti di Pro Club in cui l'abilità, la forza dei compagni di squadra controllati dal computer dipendeva dalla divisione in cui ti trovavi, adesso dipende dal numero di tifosi e dalla reputazione del club. Tutto questo sarà diviso in stagioni, un po' come in ultimate team, per capirci. Per cui ogni stagione dura circa. Due mesi, due mesi e mezzo, quello che sarà, e ogni volta che termina una stagione si ricomincia a scalare le divisioni ripartendo da quella più bassa. Non vi preoccupate, però, perché non si perdono anche i tifosi e quindi la reputazione del club, quella resta intatta anche col passare delle stagioni. Quello che si resetta è soltanto la divisione del club. Passando invece alle novità più estetiche, diciamo così, abbiamo innanzitutto un sistema un po' modificato e migliorato per andare a modificare lo stadio quindi personalizzarlo con colori striscioni coreografie dei tifosi e così via inoltre ci sono anche nuove opzioni sempre di personalizzazione per quello che riguarda il proprio giocatore virtuale, il proprio pro. Nuove acconciature di capelli, nuovi tatuaggi, vestiti e tanto altro. Questo chiaramente sia in Pro Club sia in Volta. Che poi per curiosità scrivetemelo nei commenti, quanti di voi giocano davvero a Volta, nel senso non la partitella che ti fai in estate quando Ultimate Team ormai è già morto. No dico, quanti di voi giocano proprio Volta come modalità principale? Ed è un peccato che sia così sottovalutata perché in realtà è molto divertente comunque sempre per creare atmosfera sono state anche introdotte nuove animazioni pre-match quindi è entrata in campo c'è l'arbitro che lancia la monetina e altre cose di questo tipo che per l'amor del cielo non è che vanno a cambiarti il gioco e a farti urlare al miracolo però secondo me soprattutto in pro club un pochino para la differenza nel senso crea davvero dell'atmosfera perché, quando sei lì, magari prima di una partita importante che determina la promozione del tuo club nella lega successiva, sei lì in cuffia, in chiamata. Con tutti i tuoi compagni di squadra che vi caricate, vi gasate prima di giocare il match, vedere queste animazioni, secondo me fa sempre piacere, aiuta un po' a creare proprio quell'ambiente lì che a me piace tanto. Chiudo infine con la novità che più va ad influire poi a livello di gameplay, ovvero i tratti giocatore, o comunque quelli che in inglese chiamano playstyles. È una novità di cui vi ho già parlato in altri video, quindi non sto qui a rispiegarla, e come come un po' ci si poteva aspettare, questa novità arriva anche in ProClub. Quindi ai nostri giocatori virtuali potremo scegliere di assegnare il tiro di potenza alla Holland, quindi tiro di potenza, ma anche tiro di potenza Plus, quindi la versione potenziata, idem con i passaggi, con le scivolate e con tutte le varie abilità che saranno assegnabili. Quindi suppongo che sarà anche un attimo rivisto e modificato l'albero delle statistiche, dei punti abilità che vengono assegnati man mano che il nostro pro sale di livello. E con questo abbiamo terminato la nostra carrellata di informazioni, grazie mille per il vostro preziosissimo tempo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare like al video e attivare la campanellina per ricevere notifiche e non perdervi i prossimi contenuti. Noi ci vediamo alla prossima.